Eccoci tornati in studio ancora per parlare di alimentare. Lo facciamo questa volta a Loreto Aprutino con la commerciale Tavo, con la proprietaria Carla Ricci che ci parla di come sono andate le cose in questo periodo di difficoltà generale, soprattutto del futuro dei piccoli negozi, i piccoli negozi di paese che sono ritornati alla ribalta in questo periodo. Proprio i piccoli negozi sono la linfa per l'attività della commerciale Tavo. All'interno di commerciale Tavo con Carla Ricci, la proprietaria, che ringraziamo per averci aperto le porte della sua attività. Questo è un settore alimentare comunque sempre importante, anche nei periodi più difficili come quelli che abbiamo vissuto nei 2 mesi precedenti, però sicuramente c'è stato un calo visto che comunque tante attività sono state chiuse. Intanto in questi 2 mesi con chi avete lavorato, con quale attività e com'è stata? È stata dura. Allora, io devo essere sincera, intanto benvenuti alla commerciale Tavo SAS. Noi non abbiamo avuto grandi problemi, chi dice il contrario mente, perché il settore dei generi alimentari ha lavorato sempre, noi non abbiamo mai chiuso questa azienda. Anzi, ci sono stati dei periodi, soprattutto quando sono state istituite le zone rosse nell'area Vestina, dove la struttura è andata un po' in sofferenza perché non eravamo pronti per questo tipo di emergenza e abbiamo dovuto anche aumentare i dipendenti all'interno dell'azienda. È vero anche che una parte del nostro fatturato, che è quella che riguarda magari la ristorazione, è completamente andata a zero e quindi abbiamo compensato quella parte di fatturato che è mancata con la ristorazione aumentando le vendite nei negozi al dettaglio. Ecco, anche voi avete dovuto prendere degli accorgimenti anche stando a contatto con i negozi e quindi la paura di chi andava a fare delle commissioni di riportare il virus all'interno anche dell'azienda. Ecco, vi siete dovuti adoperare con i dispositivi di protezione individuale. Allora, questo fortunatamente noi siamo stati proprio fortunati, devo dire, in questa situazione di emergenza, perché noi facciamo più che altro delle consegne, noi riforniamo tutti i negozi al dettaglio dislocati, diciamo, in tutto Abruzzo, arriviamo fino a zone montane come Roccaraso e Pesco Costanzo, però il nostro è un lavoro intanto telefonico, perché gli ordini li prendiamo telefonicamente o a mezzo mail o comunque riusciamo anche a farlo senza recarci in loco e poi successivamente viene fatta la consegna da parte del dipendente, quindi per questo siamo stati fortunati. Proprio qui pochissime persone, pochissimi dettaglianti vengono a fare la spesa proprio perché noi consegniamo, quindi anche le persone che vengono qui aspettano all'ingresso, mi dettano l'ordine e dopo, quando tutto è caricato, può entrare per il pagamento. Per cui Ecco, nei prossimi giorni, comunque già da questi giorni si è aperta la fase 2 un po' più ampia, si va verso l'estate, però c'è il problema stabilimenti balneari, diciamo a microfoni spenti che la vostra azienda ha lavorato tanto con questi. Ecco, qui è un nodo cruciale perché ad ora non sappiamo ancora come gli stabilimenti balneari potranno accogliere i loro clienti. Allora, io non credo ci siano particolari problemi. Ho sentito i miei clienti, loro possono fare ristorazione, però si dovrà mangiare sotto l'ombrellone. Perlomeno queste sono le ultime disposizioni. Io credo che alla fine riusciremo a lavorare tranquillamente. Se posso raccontare la mia esperienza personale, noi siamo usciti tutti i giorni, abbiamo lavorato sempre con le dovute precauzioni, mascherine, guanti e siamo riusciti a non ammalarci. Mio padre, che è un soggetto potenzialmente a rischio perché ha 69 anni, è dovuto purtroppo uscire tutti i giorni, però io sono convinta che con le dovute precauzioni questo virus si possa in qualche modo combattere. È anche vero che la mascherina al mare ritengo che sarà un problema, insomma. Ecco, la vostra attività, l'attività alimentare, che comunque abbiamo detto, è un privilegiato in questo periodo Sì, di pandemia. assolutamente. Che cosa vede Carla Ricci nella sua azienda, nel settore alimentare, anche per il futuro? Ci saranno ancora altri problemi o si andrà verso, una ripresa dell'economia? Ecco.
Io questo non lo so, un appello che faccio è di continuare a comprare nei negozi del paese, perché questo periodo ci ha fatto capire quanto sia importante il negozietto sotto casa. È vero, magari non c'è un grande risparmio, ma non per cattiveria del negoziante, perché purtroppo il dettagliante a volte acquista a prezzi superiori di quanto possa fare la grande distribuzione. Però il Covid-19 deve averci insegnato che il negozietto sotto casa è per il paese vita, quindi io invito tutti a continuare a comprare nel negozio sotto casa. Per quanto riguarda lo Stato, se ci potesse dare una mano abbassando la tassazione, che in Italia è davvero, diciamo, vergognosa, perché siamo uno dei paesi europei più tassati. Sembra una frase fatta, ma noi passiamo davvero i primi 8 mesi dell'anno a lavorare per pagare le tasse e i restanti 4 mesi sono per mettere da parte qualcosa per noi e per la nostra famiglia. Dietro una partita IVA ci sono tanti sacrifici, c'è davvero gente che non dorme la notte per le preoccupazioni. Insomma, credo che abbiamo bisogno di un aiuto da parte dello Stato. Carla, nell'azienda, nel vostro ingrosso ci sono tanti prodotti, ma alcuni vanno per la maggiore o comunque voi puntate maggiormente. Quali sono? Beh, noi siamo rinomati nella provincia per il baccalà norvegese e per le mandorle che importiamo direttamente dalla California. Siamo una piccola attività che mio padre ha costruito, ha messo su nel 1983 e 2 anni fa, insomma, ha deciso di cedere le redini a me. È vero che continuiamo a collaborare, è un'azienda prettamente familiare e forse è proprio questa la nostra forza, che riusciamo a contenere i costi e quindi riusciamo a resistere su un mercato che spesso non ci aiuta.